Dottore, tutto a posto. So che finalmente sono arrivate le vacanze per lei, eh? Era ora, cara, era ora. Buon viaggio, buone vacanze. Arrivederci, Bellotti. A presto. Grazie. Carissimo. Sei stato molto gentile a venire, ma non occorreva. Si tratta solo di 15 giorni. Sì, ma io non ero venuto a salutarti. No. Sì, sì, ero venuto a salutarti per un dovere d'amico, ma ero venuto anche per tua sorella. Per mia sorella? Già. Ma ha telefonato stamattina, poco prima che uscissi. Non ho capito granché bene. Dunque dice che voleva vedermi e gliel'hai detto tu. Ah sì, il fatto è che ieri abbiamo molto parlato di te. Di me? Sì, a proposito della mia vacanza in Brasile. E io che c'entro? Lei dice che tu non faresti mai una vacanza in Brasile. Ma è vero? Io ho detto che non mi ricordo, darsi, non mi ricordo. Dice che tu preferisci passare le tue ferie in casa, tranquillo, non muoverti, tranquillo, magari anche in mutande. Semmai in shorts. Ma comunque non mi ricordo veramente se ho detto che è stata tua sorella. Però tu devi stare attento con mia sorella, sai? Sì, ma io continuo a non capire, scusa, non vedo il nesso. Vedi, ho scoperto che tu sei il suo uomo ideale. Ah, madonna mia. E allora le ho detto stamattina di telefonarti per passare qualche oretta con te durante le mie vacanze. Ma stai scherzando? Ma che ti credi che io e tua sorella, per carità? Non si tratta assolutamente di questo. Io faccio questo nel tuo interesse. Come sarebbe? Io sono sicuro che se tu passi un'oretta ogni tanto con mia sorella, tu perdi la voglia di rimanere qui, dell'aeroporto, di tutto. Vuoi scappare, lasci tutto e mi raggiungi in Brasile. In Brasile. Sei diabolico, sai? E già perché ci sono e poi scappo. Ah, guarda, credi pure, il Brasile è ancora, magari sia diventato la patria delle telenovelas. È un paese meraviglioso. È bello. Poi guarda, il ritmo, la musica, il samba. Il samba. Non so come sono le parole. La parola pettine. Pesce. Pettine, pettine, pettine. Ma in portoghese. Pettine, penci. Questo è come sensuale. Penci che ti pettine. Penci che ci pencea. E se un 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 penci che ci pencea. Dottore. Sono arrivati i giornali. Sono arrivati i giornali. Bene, allora ci pensi, eh? Sì. Pensaci, ci. Buon viaggio. Polemiche per la scomparsa dei resti del filosofo e scrittore Francavilla. Ma quale polemica poi vorrei sapere? Dottore. Stamattina sono già venuti 3 volte a cercare di lei. Chi? Il nipote del Francavilla, con il sindaco, il vice sindaco e poi quella signora, l'assessore. Ma più di tutti strillava il nipote. E perché strillava? Dice che è un complotto della Repubblica per non far tornare in Italia suo nonno. Ma io lo conosco, sto Francavilla. Marchese, prego, Marchese Francavilla. Comunque, se vuole sapere chi è, c'è un lungo articolo sulla Sicilia. E me ne stai in prima pagina? L'articolo l'ha scritto Tarsilio Perez, quel giornalista che era qui anche ieri pomeriggio, l'inviato speciale. Inviato speciale, è stato inviato per assistere al rientro in patria delle ceneri di uno scrittore sconosciuto morto 50 anni fa a Parigi, ma che esagerazione. Sarà sconosciuto per noi, comunque in Sicilia pare che sia una celebrità. Legga, legga. Francavilla, un filosofo la cui lucidità di pensiero appartiene alla grande tradizione del romanticismo idealista meridionale. Cioè, 4 colonne. 4 colonne per parlare di un illustre sconosciuto. Francavilla era un sostenitore del separatismo siciliano. Ormai so tutto, dottore, mi sono fatto una cultura. Anarchia costituzionale, così si chiamava il suo sistema politico. E adesso dove stanno questi? Che stanno facendo? Ma una conferenza stampa nella saletta dove si sono accampati. Vabbè,
E andiamo, andiamo a dare un'occhiata a questi idealisti siciliani. Ci possono servire. E come mai la polizia non è intervenuta subito? Non ce lo siamo chiesti anche noi. E purtroppo siamo costretti a mettere in conto un'ipotesi che non volevamo neanche prospettare. Sì, cioè, quale ipotesi? Vede, caro lei, mio nonno ha sempre dato fastidio. Da vivo e ora anche da morto. Marchese Francavilla, può essere più esplicito? Mio nonno è stato costretto a emigrare per colpa del fascismo, questo è noto. Ma quello che non tutti sanno è che un rientro delle sue spoglie mortali in Italia può dare fastidio a qualcuno. Ah, dunque lei collega l'atteggiamento svogliato della polizia a questa ipotesi? Io non collego niente, caro lei. Sta ad altri tirare le somme. Scusate se intervengo. Ma mi sembra che qui si stia oltrepassando il segno. Io sono il dottor Bentivoglio, sono il commissario dell'aeroporto. Dunque le indagini sono state affidate a me. E mi meraviglia moltissimo sentire le illazioni che ho sentito. Lei nega di aver ricevuto pressione dall'alto per affossare questa inchiesta? Senta, sarò chiaro, con tutto il rispetto per la persona e per il pensiero del vostro illustre concittadino. Io vi posso assicurare che oggi in Italia ci sono pressioni di ogni genere, meno che per questo vostro signor Francavilla. Questo lei non può dirlo, il Francavilla dà fastidio e come, tant'è vero che io che sono assessore alla cultura del comune di Daci ho dovuto lottare 10 anni per vedere riconosciuta l'importanza di il questo... Il Francavilla è ancora oggi messo all'indice come sovversivo e noi dal comune di Frezza, io sindaco, questo... Vice sindaco. Possiamo dire a ragion veduta... Scusate, ma il Francavilla di dove era, non ho capito, ma di Daci o di Frezza? Di Daci? Frezza! Signori, Frezza. Signori, questo a lei, caro commissario, non le deve interessare. Lei faccia il suo dovere. Sono più di 16 ore che le cene di mio nonno sono sparite da questo aeroporto e la polizia non ha ancora iniziato le indagini. Io non le consento di giudicare l'operato della polizia. Le indagini sono iniziate fin da ieri. E io sono qua apposta per comunicarvi che sarete convocati tutti nel mio ufficio. A presto. Ma sei brutto. Andiamo. Ma tu guarda se io mi devo fare insultare da un bestiario di deficienti. Ma come pressione dall'alto. A me. Non se la prenda, commissario. Ma che importanza vuoi che abbiano le ceneri di un filosofo totalmente sconosciuto? Non totalmente sconosciuto. La Treccani, per esempio, gli dedica ben 72 righe. E se un'enciclopedia così prestigiosa in Italia gli dedica 72 righe, un motivo ci deve essere. E lei è venuto qua per dirmelo questo motivo? Se le interessa. No, a me interessa solamente quello che ha attinenza con le indagini, perciò... Io appunto ero venuto per questo, per darle una chiave di lettura a questa oscura vicenda, per chiarire certi intrighi e maneggi segreti che... Si accomodi pure. Scusa. Dottore, io vado ad avvertire l'impresa funebre. Sì, dica che vengo subito. Allora, si sbrighi però perché io non ho molto tempo. Sì, subito. Io prima di tutto le chiedo scusa se poco fa l'ho fatto arrabbiare, ma la mia domanda pressione dall'alto voleva essere un pretesto, ecco, volevo accendere una miccia. Una miccia? Senta, mi scusi, ma a me il linguaggio figurato mi confonde un po' le idee, se lei ha qualcosa da dirmi me lo dica con parole semplici, va bene? Sì, dunque, lei ha potuto notare le facce del sindaco, del vice sindaco, dell'assessore, del marchese Francavilla alla mia domanda pressione dall'alto? No, io no. Io sì. Sui loro volti si è dipinta una beata soddisfazione. Sì, quasi che quella semplice allusione li avesse proiettati improvvisamente sul trampolino della storia. Addirittura. Commissario, non prenda sotto gamba questa storia. Sotto.
ci sono parecchi interessi. Non te lo dico più. Io sono il fratello maggiore. Si è fatto scucciando. Tu e sto fratello. Non dimenticarlo, ma non dimenticarlo. Buongiorno, desidera. Sono il dottor Bentivoglio, il commissario dell'aeroporto. Il signore è il commissario dell'aeroporto. Voi siete... Ma i fratelli fate bene dell'agenzia funebre Ore Felici. Sì, insomma siete... Avete l'appalto delle onoranze. Sì, 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 venga, commissario. Guardi, questa è la cassetta e dentro c'era l'urna con le ceneri. Qui dentro c'erano le ceneri. Sì, sì, vabbè, ma per ora non mi interessa questo. Mi interessa sapere com'è che è avvenuta questa storia della sparizione. La vogliamo chiamare sparizione, ma secondo me questa cenere se l'hanno rubata. Le ceneri le hanno trafugate. Sì, vabbè, un momento, cominciamo da capo. Allora, le ceneri venivano da Parigi, giusto? Parigi. E le portava il nipote del defunto. Sì. Quello che mi preme sapere soprattutto è che cosa è avvenuto da quando sono sbarcate in Italia. Ecco, le abbiamo portate qui nella cappella dell'aeroporto dove avevano preparato una cerimonia. Una cerimonia? Che cerimonia, ho messo una cosa bellissima. Sì, perché il marchese Francavilla, il nipote Roberto, il nipote del defunto, diceva che il rimpatrio di suo nonno non doveva passare inosservato e che alla cerimonia sarebbero stati presenti autorità politiche, ma molto importanti. Importanti? Importantissimi, commissario onorevole, qui ci doveva essere pure il telegiornale, invece non Giuseppe di Sciuti. Ah, ecco, non c'era nessuno. Oltre al nipote c'era un giornalista siciliano. Un tipo zuppo. Tarsilio Perez, lo conosco. E poi c'era un sindaco e un collaboratore. Ah, è una signora come pare che era un'assessora. E nessun altro? Nessun altro. E fin qui le ceneri c'erano. Voi di questo siete sicuri? Come no, le portavo io. E poi, che cosa è successo? Ho consegnato le ceneri al nipote. Lui ha consegnato le ceneri a... Ho capito. Sì, ho capito. E poi hanno preparato una specie di cerimonia, ma noi non siamo stati lì ad assistere. No, commissario, questo è cosa triste, non ci piace. E quando si è scoperto che non, il cofanetto non c'era più lì dentro? Circa 2 ore dopo, cioè dalla fine della cerimonia all'arrivo del carro funebre. Beh. Commissario, volete sapere il mio parere? No. 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 Pronto? Pronto. È il commissario. Sì, sono il commissario. Pronto? Ma chi è? Il mio nome è Timello. Le telefono per farle un regalino. Polizia, esca per favore, dobbiamo perquisire la cabina. Grazie. Sembra cenere, dottore. E non è cenere di sigaretta. Ah, Francavilla! Il Francavilla appartiene a noi di Frezza. E questo non lo può contestare nessuno. E geografia? E scienza catastale. Ho capito. E con questo che volete dire? Che le cenere le ha prese la signora, l'assessore di Daci? No, noi non diciamo niente. Noi siamo qua solo per testimoniare. Vabbè. Allora, ammettiamo pure che la signora abbia preso le ceneri. Ditemi almeno un motivo per cui l'avrebbe fatto. Di motivi ce ne sono parecchi, ma ce n'è uno molto importante. La signora, l'assessore, ha organizzato un grande festival in onore di Francavilla. Festival con i fondi della regione, già stanziati. Piccolo particolare però, che Francavilla non è nato a Daci, ma è nato a Frezza. Questo piccolo particolare ostacola i piani della signora. Capisci adesso? La sparizione può nascondere un ricatto. O dividiamo le ceneri con Daci, o niente. Vabbè, comunque state tranquilli che se le cose stanno veramente così io riuscirò a saperlo. Commissario, no, noi non abbiamo detto niente. Non vogliamo incolpare nessuno noi. L'uomo che sa non parla. L'uomo che parla non sa, come dicono i cinesi. Non ho capito.
Nemmeno io. Ma fa effetto. Accomodate, accomodate. Segui. Arrivederci. Tante cose. Dottore. Ecco il risultato delle analisi. Oh, dammi, dammi. Aveva ragione lei, eh? Aveva ragione io. Residui fissi di combustione di ossa umane. Sei pronto? Allora, commissario, il mio regalino le è piaciuto. Individuatela, telefonate, registratela. Senti, finiamolo con queste buffonate. Dimmi una volta per sempre che cosa vuoi e facciamola finita. Io ho quello che lei sta cercando e sono disposto a restituirlo. Ma poco delle condizioni. E quali condizioni? Lo faccia parlare. Abbiamo bisogno di un po' di tempo per individuare la telefonata. Molte cose devono essere chiarite. Lei deve aiutarmi. Andiamo. E in che modo ti debba aiutare? Glielo dirò al momento opportuno. Lei mi deve aiutare. Sì, ma in che modo non me lo puoi dire? Troppo tardi. Ma come, Marchese? Lei parte, ci lascia qui soli. Che resto a fare qui? Se succederà qualche cosa mi chiameranno. Del resto, chiunque sia stato a farmi questo sgarbo me la pagherà. Non basta far sparire una cosa per alienare la proprietà di chi per diritto naturale ne è legittimo erede. E questo è sacrosanto. Sacrosantissimo. E allora? Cosa credono di fare loro, eh? Lei lo chiede a noi. A loro come a tutti. Scusi, no? Non ce l'avamo già messi d'accordo noi. Appunto, mancava soltanto una firma. La sua? Per una firma, dico, una semplicissima firma, vogliamo mandare tutto a monte? È quello che pensiamo anche noi, il documento è pronto, ce l'abbiamo qui. Nella cartella. No, cari signori, no. Adesso non è più possibile, eh? Il clima si è avvelenato e non per colpa mia. E con questo lei che cosa intende dire? Che le condizioni devono ridiscutersi ancora? È una favorevolissima a lei. E le garanzie, tutte le garanzie che lei ha voluto, le abbiamo accettate. Ne riparliamo quando l'urna con le ceneri di mio nonno sarà ritrovata. Non prima. Io non accetto né ricatti né pressioni, mai. Sia chiaro. Mi creda, signore, il mio solo interesse è che venga fuori questa dannata urna e che ve ne torniate tutti a casa. Tanto oramai è chiaro che è stato uno di voi, allora... E allora che? Lei non può dire uno di voi. Io non c'entro. No, 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 signora. Lei c'entra come c'entrano tutti gli altri. Eh no, caro commissario, io sono diversa dagli altri. Io sono l'unica a cui sta a cuore il recupero dell'immagine di un grande siciliano e non una mercificante operazione di valorizzazione turistica. Signora mia bella, come parla complicata, mi è venuto mal di testa. Che significa mercificante operazione? Lei lo sa che cosa ci vogliono fare quei due con le ceneri del Francaville? No, io non lo so, me lo dica lei. Un albergo. Con le ceneri? Sì. Con le ceneri del simbolo dell'autonomismo siciliano, un albergo con piscina intitolato a suo nome. Una sporca faccenda nella quale hanno coinvolto anche quel relitto del nipote che fa da copertura. Al primo piano fanno 3 stanze adibite a museo, con qualche cosa vecchia appartenuta al defunto. E poi la regione, stanze e miliardi, capisce? Signore, io capisco una sola cosa, che se entro stasera non vengono fuori le ceneri, io vi denuncio tutti quanti. Cue! Cue, capigliolurna, cue! Mi lasci stare. Oh, guardi che io la denuncio, sa? Lo lasci stare, lei sta mettendo le mani addosso a un pubblico ufficiale! Tu non deveggiare! Io sono ignolata? Ora sai che fai tu? Vai dal commissario e ci dici tutta la verità! Ma quale verità se io non la conosco? Che ignoto sei tu! Io? Signora, signora, la finisca! Smettiamola di scaricare colpi e accusarci l'uno con l'altro, eh? Ma sì, finiamola! Zitto, pappagallo! Vi propongo un patto! Una intesa che può risolvere una volta per tutte la faccenda. E sentiamo! Dato che è evidente che a rubare l'urna è stato uno di noi e che chiunque sia stato a questo punto si sarà reso conto che il gioco potrebbe diventare pericoloso, io vi propongo questo.
Entro mezz'ora il colpevole dovrà fare una telefonata al commissario, naturalmente anonima, e gli indicherà dove può essere ritrovata l'urna con le ceneri. Che ne dite? Eccolo che sta arrivando. Un momento, aspetti, eh? Commissario, è lui, è Timeo. Dice che se tentiamo ancora di scoprirlo mentre telefona, non tratta più. Pronto, sono il commissario. Allora, la vuoi finire con questa tira e molla? Se veramente hai intenzione di restituire l'urna con le ceneri, dimmi quali sono le condizioni e basta. L'urna dovrà riportarla in Sicilia, Giovanni Mondolfo. Giovanni Mondolfo. Ma chi, il poeta? Il poeta Giovanni Mondolfo. Signori, sono qui per un'importante comunicazione. S'accomodi. Ho ricevuto la telefonata di un tizio che dice di chiamarsi Timeo. Mi ha dato la prova certa di essere in possesso dell'urna trafugata ieri sera. Come? Ma che stai dicendo? Ma è sicuro di ciò? Silenzio, per favore, scusate. Mi ha fatto una richiesta. Che le ceneri vengano riportate in Sicilia dal poeta Giovanni Mondolfo. È assurdo, scusi. Signori miei, è inutile protestare. Le ceneri verranno restituite soltanto a queste condizioni. Io quindi non ho scelta. Dunque, ho deciso di ottemperare alla richiesta. Ma lei non può disporre così delle ceneri di mio nonno? E cedere al ricatto significa anche diventare complici di un reato. E la linea della fermezza che tanto peso ha avuto nella storia del nostro paese, dove la mettiamo? Già, dove la mettiamo? Scusate, ma io non posso discutere con voi. Il poeta Mondolfo è già stato avvertito. Se e quando le ceneri verranno restituite, lui partirà in aereo per la Sicilia. I patti sono questi. E sia io che il signor Mondolfo intendiamo rispettarli. Ma sono brutti. Lo sapete di chi è la colpa di tutto questo? Dei vostri intrallazzi! Ma quali intrallazzi, signore? Ma cosa mai dei vostri intrallazzi? Ma io ti rovino, buttati. Signori! Sì, io capisco, signor Mondolfo. Lei si è impegnato a riportare in Sicilia quell'urna con le ceneri, ma non vorrà rendersi complice di un reato. Un reato? Perché? Lei capirà che noi non possiamo favorire interamente il piano di quel tizio che ha rubato l'urna. Che dovrei fare, allora? Lei dovrebbe aiutarmi a identificare questo Timeo. L'avanzo. Faccia preparare una lavagna e sopra ci faccia scrivere sì. Sì, ma bello grande, eh? E la faccio mettere vicino al banco accettazione. Allora un posto sul volo 210 per Catania, a nome? Giovanni Mondolfo. Giovanni Mondolfo. Poeta. Come poeta? Permesso, permesso. Fai sgombrare qua, fai sgombrare. Via, via, via tutti. Permesso, permesso. Commissario, stia attento qua. Queste ceneri verranno consegnate al signor Giovanni Mondolfo. A voi non rimane che partire e, secondo gli accordi, attendere in Sicilia il suo arrivo nei vostri rispettivi paesi. Sì, partiremo, però faremo valere i nostri diritti.
non mi riguarda. Oramai la faccenda esula dalle normali funzioni di polizia. Buon viaggio. Signor Marchese, signor Sindaco, signor Vice, signor Assessore, signor Perez, come sono brutto. Come va, signor Perez? Come stai? Ancora qui? Già, ho preferito fare il viaggio da solo. Due giorni di vita in comune con quella gente. Attenzione, sono troppo. Prego, partenza per Catania, volo 210. Questo è il suo aereo? Già. Anche Mondolfo avrebbe dovuto prendere questo aereo. Come sarebbe? Sarebbe che non lo prende più. Anzi, ho sentito dire che Mondolfo si è messo d'accordo con una televisione locale per una conferenza stampa, un'intervista, non ho capito bene, sul ritrovamento delle ceneri. Pare che abbia anche trovato un paio di sponsor. No. E so per certo che le ceneri rimarranno a Roma. Ma com'è possibile? Signor Perez, beato lei che crede ancora ai poeti puri, candidi, chi l'avrebbe detto? Ma bisogna impedirlo, lei mi ha dato carenzia. Continui. Signor Timeo, stava per dire garanzia, infatti ho dato garanzia al signor Timeo, ma al signor Perez. Ma che sta dicendo? Andiamo, ma non le sembra umiliante continuare con questa buffonata? Se vuole, io agli indizi posso anche aggiungere una prova concreta. Le sue impronte digitali sull'urna. È un lavoro da dilettante, non da professionista. Mi rimane però una grossa curiosità. Il motivo. Perché l'ha fatto? Vabbè. Ha vinto lei. Perché? Gli altri potevano avere dei motivi magari ignobili, disonesti. Ma lei? Gliel'ho già detto, commissario. Francavilla. Ferruccio Francavilla. Era un grande uomo. Un grande filosofo, un poeta. Un uomo politico tutto da scoprire. Io studente in filosofia, mi sono formato sui suoi libri. Come potevo permettere che finisse tutto nelle mani di quei quattro scialle che litigano per un po' di cenere, spianare la strada per un appalto turistico? È un oltraggio per la Sicilia. Capisco. No. No. Lei non può capire. Perché non è siciliano? Può darsi. Comunque io ho sospettato di lei subito, fin dal primo momento, fin da quando ho letto quel suo articolo su quattro colonne. C'era troppa passione, troppa intensità per essere un articolo di semplice cronaca. Poteva averlo scritto soltanto uno come di me. Prego. Merci, la natura.
tua vita in un cecchi, tra voci confuse, il rombo di un jet, ti accelera in